salito al trono nel 284 d.C., al termine del periodo dell'anarchia militare, l'imperatore Diocleziano introdusse una importante riforma politica detta tetrarchia, ovvero governo dei quattro. Il sovrano aveva compreso che l'impero era ormai troppo vasto per essere retto da una sola persona, quindi ne divise il territorio in quattro prefetture, due a occidente e due a oriente, affidate ad altrettanti imperatori. Due di essi, i più importanti, erano detti Augusti, e furono lo stesso Diocleziano e Massimiano. Gli altri erano i Cesari, nominati dai rispettivi Augusti, ovvero Galerio e Costanzo Cloro. Diocleziano governò la prefettura più a oriente, insediandosi a Nicomedia, città dell'Anatolia. L'asse portante dell'impero si spostava verso oriente, mentre Roma perdeva la sua centralità. Infatti il capoluogo della prefettura d'Italia era Milano. La tetrarchia doveva risolvere anche il problema della successione, poiché alla morte o alla decadenza di un Augusto gli sarebbe subentrato il Cesare da lui nominato, che a sua volta ne avrebbe nominato un altro. Diocleziano voleva evitare le lotte sanguinose seguite alla morte di molti imperatori, specie durante il III secolo quando i sovrani venivano deposti e acclamati dall'esercito, in una situazione politica instabile. Il sistema funzionò sino al 305 d.C., quando Diocleziano volle testarlo e abdicò, obbligando Massimiano a fare lo stesso lasciando il potere. Il tentativo però fallì, poiché nacquero diverse lotte per la successione tra personaggi estranei alla tetrarchia, tra cui Costantino, figlio di Costanzo Cloro, e Massenzio, figlio di Massimiano, che accampavano pretese dinastiche. I due si scontreranno nel 312 a Roma, presso il Ponte Milvio, in una battaglia che sarà vinta da Costantino e in cui Massenzio morirà annegato nel Tevere. Secondo lo storico del IV secolo Aurelio Vittore, Diocleziano aveva lasciato il trono ritirandosi nei suoi possedimenti a Salona, in Dalmazia, e invano i suoi colleghi tetrarchi avevano tentato di fargli cambiare idea. Diocleziano, quando Massimiano e Costanzo Cloro lo pregarono di riprendere il potere, quasi volendo evitare una malattia, rispose in questo modo: «Se solo vedeste gli ortaggi che io coltivo a Salona, capireste che il potere per me non significa più nulla». Nonostante tutto, la tetrarchia non fu un totale fallimento, e tracciò la strada per il futuro governo dell'impero. Infatti Costantino sposterà la capitale da Roma a Bisanzio, verso Oriente, inoltre inizialmente governerà insieme a Licinio, avendo compreso che il potere andava diviso fra più sovrani. Diocleziano ebbe il merito di capire che l'impero necessitava di profonde riforme dopo la crisi del III secolo, e la sua azione non si limitò alla tetrarchia, ma operò anche in campo amministrativo ed economico. Riordinò il sistema delle province, includendo tra esse anche l'Italia, che perdeva la sua centralità a vantaggio delle regioni orientali dove premevano popoli esterni, e tale divisione tra Oriente e Occidente diverrà definitiva dopo la morte di Teodosio, nel 395. Diocleziano fu in fondo l'ultimo sovrano a regnare su un impero unito prima del suo declino, che porterà la parte occidentale a crollare alla fine del V secolo d.C.